Approfitto, Assessore, per farle una richiesta, approfittando della dichiarazione di voto, ricordando che è a favore di questa mozione. Lei ha citato la questione del valore aggiunto, dove si dice dove si è fermato questo valore aggiunto. Ce lo chiediamo anche noi e lo chiediamo a lei, in quanto nostro rappresentante regionale, che nel tavolo istituzionale nazionale possa emergere. Noi abbiamo dei dubbi, dell'idea di dove si è fermato, lo citava lei prima, Lactalis ha un peso troppo sbilanciato per stare su questi tavoli e i risultati si sono visti, hanno schiacciato gli agricoltori. Allora, ci suona però un po' in contraddizione il discorso che lei ha fatto, perché da un lato c'è nelle sue parole e in quelle anche del collega che ha proposto questa mozione l'intenzione davvero di andare verso un'agricoltura che sia più sostenibile e che vada a risolvere la questione del prezzo del latte, che sta davvero strozzando gli agricoltori. Dall'altro però ci sembra che la forza politica del voler ridimensionare le grandi multinazionali non sia così decisa, non sia così voluta. Lo dico lei, e lo dico anche al Ministro Martina, anche se qui non presente ovviamente perché non competente dell'ambito regionale. E perché poi ci sorprendono delle uscite come quelle di settimana scorsa in cui il ministro Martina va a parlare ai giovani agricoltori sponsorizzato da McDonald's. Allora, cercate chi governa in Regione Lombardia e anche chi governa a Roma di dare un senso alle parole che utilizzate, perché non si può ragionare oggi e ragionare sui tavoli nazionali dicendo di voler favorire l'agricoltura, quella sana, quella estensiva, quella che dà del cibo garantito, del cibo che dovrebbe essere salutare, e poi andare a ragionare degli stessi argomenti con McDonald's, con Lactalis, con multinazionale, che di tutti questi concetti non ne vogliono sentir parlare. Quindi uno sforzo politico maggiore davvero rispetto a la filiera della trasformazione e la filiera della grande distribuzione è quello di far sì che queste grandi multinazionali abbiano sempre minor peso e il peso sia un po' più sbilanciato verso gli agricoltori, quelli che davvero sono tra l'altro i garanti e i protettori della nostra terra. Grazie.